Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nel secondo episodio di questa rubrica. Scusatemi se sentite fuori un po' le macchine oppure la pioggia perché sta piovendo, anche un po' l'illuminazione, scusatemi, ma parlerò per poco, quindi mi vedrete per poco. Allora, oggi continuiamo ovviamente questa nuova rubrica, visto che vi piace molto. Ovviamente aprite l'info box perché nell'info box trovate sempre il link, la ricetta e tutto, anche se dopo vi dirò le dosi, però comunque per uno screen, per una cosa, trovate tutto giù scritto nell'info box. Ovviamente vi metterò anche il link del primo video, che è stato anche lui molto bello, è stato proprio un esperimento quel video, però dopo quel video me l'avete chiesto in tantissime, fallo, 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 e infatti oggi andremo a fare, non mi dilungo in chiacchiere perché nel primo video ho parlato abbastanza proprio di come è nata questa tipologia di video, come mi è nata un po' questa idea, questa cosa, quindi lì scoprirete di tutto, quindi è inutile che ridico di nuovo le stesse cose. Scusate se gesticolo, ma io gesticolo tanto quando parlo. E niente, quindi oggi andremo a fare il cookies, me l'avete strarichiesti in tantissime, quindi oggi andiamo a fare i cookies, è una ricetta molto veloce da fare, sia la versione fat ma anche la versione fit. Ci tenevo a dirvi anche un'altra cosa, prima di iniziare ad elencarvi comunque la ricetta standard, quindi fat dei cookies, che ovviamente poi io sono andata un po' a trasformare. Ma questo ci arriviamo un po' dopo. Allora, io per la ricetta fit vado, scusatemi, mi danno fastidio i capelli, vado ad utilizzare la farina d'avena, però voi raga potete utilizzare qualsiasi tipo di farina, potete utilizzare anche una farina neutra, potete utilizzare una farina, se avete una farina d'avena in casa che volete smaltire però aromatizzata, potete tranquillamente usarla, anche se ce l'avete a cioccolato potete usarla, qualsiasi farina d'avena o qualsiasi farina che avete in casa va bene ugualmente. Ma chi come me comunque va ad utilizzare una farina d'avena, visto che comunque i cookies presentano le gocce di cioccolato fondenti, si sa che un po' la farina d'avena è neutra, quindi non sa fondamentalmente di niente, se non solo di cereale, ma poi anche le gocce di cioccolato fondente, per non fare una cosa molto neutra, io vado ad aggiungerci anche del dolcificante alla vaniglia. Quindi ci tenevo a parlare anche un attimo di questo dolcificante alla vaniglia. Se comunque non ce l'avete in casa, non usatelo, cioè non è obbligatorio inserirlo, è una cosa facoltativa. Però, se come me utilizzate una farina d'avena con gocce di cioccolato fondente normali, potete utilizzarlo qualsiasi gusto che voi avete. Ma se non avete il dolcificante, ma avete come me l'avena con le gocce di cioccolato, fate lo stesso procedimento mio, puoi utilizzare anche un po', che ne so, se avete una bustina di vanillina oppure avete una scorza di limone, potete inserirglielo tranquillamente, qualsiasi cosa, giusto per dare un aroma in più. Invece, per chi va a utilizzare una farina aromatizzata, non dolcificate con niente perché non vi serve. Quindi adesso io vi elenco la ricetta che io ho trovato per i cookies originali. Allora, gli ingredienti per quindi la versione fat che noi oggi non andremo a fare, però ve la dico se qualcuno vuole fare, quindi l'ha fatto. Allora, qui porta come ingredienti 500 g di farina, 300 g di burro morbido, 2 uova intere, 400 g di zucchero semolato, un pizzico di sale e 400 g di scaglie di cioccolato. Quindi a noi tutte le dosi dell'originale non ci interessano molto perché io l'ho comunque un po' trasformata e niente, quindi adesso non mi vedete più, io scomparirò e vi lascio direttamente lascerò direttamente lo spazio agli ingredienti con il procedimento. Ecco qua i nostri ingredienti. Allora, ci servirà 200 g di farina d'avena, poi 100 ml di albume, 60 g di gocce di cioccolato, 5 gocce di Yummy Drops alla vaniglia e un cucchiaino di bicarbonato. Iniziamo subito. Come potete vedere, io già avevo pesato la farina nella mia ciotolina. Vado ad aggiungerci l'albume e vado a mescolare il tutto. Ovviamente penso che ci serve un altro po' di albume,
vado a pesare altri 100 ml di albume. Quindi raga, per questo motivo aprite l'info box perché trovate tutte le dosi scritte perfettamente. Ok, ecco il nostro bellissimo impasto, eccolo qui. Ho preso la mia teglia per il forno, con la carta da forno ovviamente, vado, io li infornerò i nostri biscotti a 180 gradi forno statico per 10-15 minuti, poi mi regolo ad occhio. Io per facilitarmi nel fare le palline utilizzo questo qui che è per il gelato. Sembra proprio di prendere il gelato. Fa da fare. Aspettate, vi faccio vedere le mie palline. Qui ho. E poi va. Voi potete anche farlo un po' l'impasto a raffreddare in frigo. Ovviamente ragazzi, tengo a dirvi una cosa, se vedete che l'impasto è troppo proprio morbido, che non riuscite a fare niente, io vi consiglio di aggiungere un altro po' di avena, quindi vi regolate un po' ad occhio. Consiglio è quello di farlo stare un po' in frigo, però ragazzi, io non ho tanto, tanto tempo, quindi non fa niente, non lo faccio riposare, ma potete farlo anche riposare mezz'oretta in frigo senza problemi, anche di più. Ok, raga, questi sono i biscotti. Allora, per il momento sono venuti 8, però in totale ne vengono 10. Quindi io vado a fare la prima infornata, ma vado quanto sono belli. Quindi poi vediamo alla fine il risultato finale. Eccoci qua, ovviamente con l'assaggio, eccoli qua, andiamo ad assaggiare. Alla fine la cottura è stata di 15 minuti barra 20 minuti, eccolo qua. Ovviamente, io sto vedendo le gocce. Assaggiamoci, ragazzi, c'è un profumo assurdo. Super super approvato, mi piace tantissimo. Ovviamente non è come un cookies originale, però è un'ottima alternativa. Se anche questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, taggatemi su Instagram con i vostri cookies. Col profilo è Giulia Mifitto. Ciao.